Lorenzo Traversi torna per parlare di questo weekend calcistico. Parliamo un po' del Napoli. Lozano, un caso da 50 milioni, il Napoli lo aspetta, ma lui si blocca. Incompreso. Impatto deludente con il calcio italiano. 41 gol nel PSV. Solo 61 in campo, da quando è arrivato Gattuso in panchina. Il Ciachi non ingrana. Parliamo della Juve. CR7, l'unica luce di una Juve smarrita. Una squadra che fatica a trovare un'identità per il Corriere dello Sport. In sintonia, difficile entrare in sintonia con Sarri. Neppure una media favolosa di Ronaldo, 12 gol maschera un certo disagio bianco-nero. Roma-Bergamo con i senatori, tra virgolette. Contro l'Atalanta alle 20:45, i giallorossi si giocano una chance fondamentale per entrare in zona Champions. Fonseca sceglie la vecchia guardia, servirebbe l'esperienza. Mertens e Milik, gol con la valigia. Uniti dal dualismo per un posto da titolare, ma anche dal destino, Dres Mertens in scadenza. Arek Milik partirà se non prolungherà il contratto, intanto il ginocchio lo frena. Enigma Lozano da 50 milioni, un decollo che non è mai avvenuto. Con Gattuso solo 60 minuti, il messicano si è fermato in allenamento, lieve contrattura. Di Lorenzo, il Napoli sa come risorgere. Dopo la sconfitta con il Lecce abbiamo vinto a San Siro, dobbiamo recuperare in campionato. Contro il Cagliari, gara difficile anche se la squadra di Maran è calata. Facendo bene l'azzurro, in azzurro possono essere chiamati in nazionale, queste le sue dichiarazioni. Gattuso sorride nel frattempo che Insigne sembra recuperato. Il challenge in Serie A è un coro di sì. La chiamata del VAR da parte dei club trova un consenso molto ampio. Da commisso a Sticchi Damiani, soluzione accolta con favore. Ranieri applaude, può rendere le partite più giuste e reali. Cristiano Ronaldo il solidario, come detto, bianconeri aggrappati alle invenzioni di Ronaldo per uscire dalle secche di un periodo di crisi. Incredibile il suo 2020, 12 reti su 21, da solo vale circa il 60% della Juve. Per restiamo compatti, di Sarri è sempre più alieno. Le parole da capitano Bonucci, diciamo, che cerca di far da cenere, ma il mondo Juve sembra sfilacciarsi. City out, per il campionato inglese niente coppe, ha violato le regole del fair play finanziario per due stagioni fuori dall'Europa, ricorso al TAS. Il club è deluso ma non sorpreso, pensa ad un'azione legale in Svizzera. Lazio-Inter, scudetto a un ballo di coppa. Ciro Immobile, la Pantera, Lukaku al top in Europa, entrambi 33 gol, nessuno come loro. Caicedo va verso la conferma, Correa staffetta. Guardiamo un po' anche, diciamo, della casertana. Va a Catanzaro contro i calabresi rilanciati da Autieri. Ricordiamo qualche dichiarazione di mister Ginestra, che non riusciamo a concretizzare le azioni a rete. Secondo Ginestra abbiamo fatto una discreta partita creando diverse occasioni, però in questo momento l'episodio non gira a nostro favore, non siamo stati bravi a concretizzare quanto costruito. Sono 5 partite che non subiamo neppure un tiro in porta. Secondo lui la squadra sta andando bene, sta in zona, sotto la zona playoff. Secondo lui la squadra sta andando bene. A noi non resta che lavorare, è vero che vinciamo, ma è altrettanto vero che non prendiamo un tiro in porta. Zito chiede di mettere da parte la negatività e di arrivare tutti insieme alla meta. L'ora dei Traversi vi saluta, vi dà appuntamento a dopo. Ciao!